Ragazzi miei, buongiorno, buona domenica, ben ritrovati in questo giorno post partita in cui andiamo ad analizzare e a commentare quello che abbiamo visto ieri in Juventus contro Udinese, una vittoria pesante, pesantissima, che mette molta pressione al Napoli e che ha già fatto recuperare anche dei punti sull'Inter, perché poi ieri sera l'Inter si è fermata contro il Monza, abbiamo visto un po' quello che è successo tra polemiche e non polemiche. Ma il risultato finale è di 2-2 e quindi la Juventus allunga anche sull'Inter dietro in classifica e ora vediamo cosa faranno Milan e Napoli. Intanto vi chiedo subito un mi piace a questo video perché poi nel pomeriggio vi porterò le pagelle dei singoli calciatori. Oggi però pensavo che fosse necessario partire dall'analisi di quella che è stata la partita, perché ho visto diversi pareri contrastanti sia nei commenti ma anche per quanto riguarda sentivo anche i miei colleghi parlare, quindi abbiamo visto tante partite diverse dentro la partita, segno che c'è tanto da discutere e che ci sono diverse interpretazioni. Io oggi provo a darvi la mia. Allora, è l'ottava vittoria della Juventus di fila, ottava vittoria di fila senza subire gol. Tra l'altro leggevo che siamo a una partita sola dal record di vittorie consecutive di Allegri senza subire gol, che è 9, il che significa che vincendo a Napoli la prossima andremo a raggiungere quello che era il record proprio del 2017-2018, mi pare, o 16-17 dovrebbe essere. Insomma, stiamo parlando di numeri importanti, soprattutto per come era iniziata la stagione, soprattutto per quella che è la nostra difesa, anche guardando i singoli, leggendo i nomi. Non mi aspettavo tutto ciò, devo essere sincero. Poi è stata una partita non bella, perché non è stata una partita bella, ma i 3 punti e la vittoria questa volta secondo me sono meritati, a differenza di quelli con la Cremonese, e cerco di dirvi perché, grazie appunto ai dati, al match report di Soccerment. Trovate comunque il link per andare a vedere il match report e andare a estrapolare tutti i dati, anche quelli che comunque non metto nei video perché sennò diventano veramente troppo lunghi, io cerco di fare un'analisi preliminare, vi lascio il link di Soccerment qui sotto in descrizione. Tiri in porta, tanti tiri per gli ospiti, perché comunque l'Udinese 11 tiri in complesso gli fa, ma 0 occasioni da gol davvero importanti. Infatti, come possiamo vedere dal grafico, l'Udinese fa sì 11 tiri, ma di cui ben 5 da fuori area e gli altri dentro l'area di rigore, gli altri 5 dentro l'area di rigore, ne manca uno probabilmente o c'è un doppio tiro da una stessa posizione. Sono comunque dei cerchietti molto piccoli, che significa che non sono state chissà quali occasioni. Invece la Juventus, a differenza di quanto avevamo visto con la Cremonese, tira molto meno da fuori area, soltanto 3 tiri da fuori, e tira molto da dentro l'area. Guardate quanti cerchi grossi ci sono, perché la Juve ha avuto 3, 4, forse addirittura 5 occasioni da gol nitide che sono state sprecate. Noi abbiamo affidato completamente la nostra fase di possesso palla, la nostra fase offensiva negli ultimi metri a Di Maria. Di Maria ieri ha disegnato calcio, ha servito in più occasioni i compagni che hanno sprecato. E quindi questa è stata un po' la linea guida di Juve Udinese, ma con la Juve che ha avuto davvero, secondo me, tante occasioni da gol. Ho sentito invece analisi che dicevano che la Juve non aveva avuto tante occasioni, invece secondo me ieri, a differenza di quelle con la Cremonese, è stata una partita in cui la Juventus ha creato di più. E anche una partita, paradossalmente però, che secondo me ha rischiato di non vincere maggiormente rispetto a quella con la Cremonese, poi vi spiego anche il perché. Grazie alle immagini che ho estrapolato dai video di YouTube degli highlights di DAZN, quindi potete andarvela a vedere anche voi sulle stesse immagini, possiamo analizzare le occasioni che abbiamo avuto. La prima vera palla gol parte dai piedi di Maria, che calcia con la punizione, prima Locatelli parte e fa la finta col destro, poi parte di Maria con il sinistro, pennellata, zuccata di Rugani, impatta bene in mezzo a tre avversari, Rugani è molto bravo a saltare, a liberarsi dalla marcatura, e poi troppo centrale, Silvestri para e non troviamo l'1-0, però questa è una grande occasione da gol, perché viene dentro l'area piccola praticamente, guardate Rugani da dove va a colpire il pallone, la palla è lì di fianco al cartellone freccia rossa, non so se la vedete, provo a indicarvela con il mouse, è in questa posizione qui, quindi veramente un'occasione secondo me molto molto importante per la Juve. Questa è la seconda occasione, forse, anzi sicuramente non è importante come quella di Rugani di prima, forse non è nemmeno un'occasione così grande, ma riguardatevi il video, fatemi questa cortesia, ricordatevi al minuto 26 c'è Di Maria che inventa una palla banale a Di Maria sulla tre quarti destra, che con un passaggio la mette lì, sembrava una palla persa, e invece lo stesso Ken, che probabilmente arriva un po' troppo tardi a capire l'azione, infatti viene preso in controtempo, ci mette anche un po' ad andare sul pallone, arriva con il piede debole, forse anche scordinato,
tira fuori, tira alto, non tira bene, non calcia bene. Quindi il tiro è da fuori area, forse Ken poteva anche avanzare, ma la giocata di Maria è veramente di un livello superiore, veramente di un livello molto alto calcisticamente parlando, e dal nulla crea un'occasione giocabile per il compagno, che forse non è così sveglio, non parla la stessa lingua di Maria, non la capisce, arriva in ritardo, perde quel tempo di gioco che aveva guadagnato di Maria e l'occasione sfuma. Con un attaccante che comprende quella palla in anticipo, questa secondo me è un'occasione da gol clamorosa. Poi magari con un mancino, noi abbiamo la sfortuna di avere tre prime punte in rosa che sono Vlahovic, Milik e Ken, e Ken è l'unico destro e questa palla arriva sul mancino. E forse Ken è anche il giocatore che tra i tre potrebbe capirla meno questa palla, perché gli altri due sono un po' più vicini secondo me di Maria come intesa rispetto a Ken. Però secondo me questa è una grande occasione, è una grande palla soprattutto di Di Maria. E quella di Rugani è grande come occasione, ma questa è immensa. Ancora Di Maria, sempre lui in buca per Ken. Cioè, guardate lì, Ken è praticamente al limite dell'area piccola. Stiamo parlando di, quanti sono? 9 metri, siamo più avanti del rigore. Forse 8, 7 metri dalla porta. Silvestri è molto bravo a uscire, a coprire la porta. Ken non riesce a angolare il pallone. Questa è un'occasione grossa, Questa è un'occasione grossa, 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 anche perché Di Maria gli fa quel taglio laterale. Dopo diventa difficile per il difensore seguire il pallone, perché devi seguire il pallone e l'avversario, tutti e due, perché uno va da una parte, uno va all'altra. Molto bravo Silvestri, che tiene a galla l'Udinese. Tra l'altro, dopo questa ce ne sarà un'altra che non vedremo in grafica, con Di Maria che serve un pallone sopra la linea difensiva, sempre per Ken, che probabilmente lascia rimbalzare una volta di troppo e spara alto. Però sono tutte palle geniali di Di Maria che vengono sprecate nella zona di rifinitura, nella zona in cui bisognerebbe invece buttare il pallone in rete. Siamo Di Maria dipendenti in fase offensiva, a differenza della Cremonese dove non c'era Di Maria e dove si è tirato molto da fuori area. Adesso stiamo iniziando a tirare in area, stiamo iniziando ad avere delle occasioni molto vicine al portiere. Perché? Perché Di Maria ti mette la palla lì, ed è l'unico giocatore nella rosa della Juve in grado di metterti il pallone lì negli ultimi metri. L'abbiamo visto a parte, e poi vediamo ancora Ken, ancora fuori, ancora un'azione nata da una serpentina di Maria che poi rimpalla, va su Miretti, Miretti mette in mezzo, poi qua non era facile, sicuramente quella che abbiamo visto prima era decisamente più facile, questa è un'acrobazia, forse che era anche un po' troppo avanti, non messo bene, svirgola, calcio sopra, attraversa la palla che non si abbassa, è un'occasione perché anche qui stai tirando da 11 metri, se parla al dischetto del rigore, però questa oggettivamente complicata, palla in area, però ancora una volta tiro in area, occasione in area, ancora una volta nata da giocate di Maria. Minuto 50, quante ne ha già messe? 4? 5? Non abbiamo ancora fatto gol, ma sono tutte occasioni, Udinese ne ha avute due fino a questo punto. Una su un calcio d'angolo dove va a inzuccare di testa Szczęsny, bravo a parare sul suo palo, e un'altra dove tira da fuori area e Szczęsny para. Noi invece è 1, 2, 3, il conteggio inizia ad andare su, ma la palla non entra. Questa è un'altra grande occasione. È molto simile a un'altra di Kostic che non vedremo qui, dove Kostic calcia praticamente addosso a Silvestri in uscita. Poteva optare per qualcos'altro, sicuramente anche un cross all'indietro a rimorchio, ma Rabiot calcia dalla stessa posizione, bello scambio tra Rabiot e Kostic, proprio con Rabiot che ci mette anche il piedone, va ad arpionare questo pallone, va a mantenere il possesso, chiede l'1-2, movimento senza palla ancora una volta, se non lo fa Rabiot non lo fa nessuno, o quasi ancora, perché poi vedremo. Conclusione che si spegne lateralmente perché era oggettivamente molto complicato fare gol da lì, però Rabiot ci ha provato perché guarda l'area di rigore, è vero che c'è Ken, l'unico forse era Miretti, provare sul secondo palo per Miretti che era libero, ma Di Maria è marcato, non c'è lo spazio per far arrivare il pallone. Ken se non mi taglia dentro l'area, invece Ken sta già facendo il taglio dall'altra parte, quindi Rabiot ha detto sai cosa, o becco Miretti o non facciamo la prova a tirare, poi non siamo riusciti. Però a differenza di Cremona, la cosa che voglio far notare è che oggi stiamo creando pericoli dentro l'area di rigore. Da Cremona tiravamo sempre da lontano e poi dal 65esimo abbiamo iniziato a fare 3-4 occasioni a gol dentro l'area, ma qua invece abbiamo iniziato a creare pericoli dentro l'area da subito. L'unica differenza è Angel Di Maria, è l'unica. Poi arriva l'azione dell'1-0 sul finale, 85esimo minuto di gioco. L'azione è talmente bella, davvero talmente bella, che vorrei spezzettarla in più momenti e farvi capire perché mi è piaciuta tanto e farvi capire anche perché non ho esultato così tanto. Sono due motivazioni. Allora, intanto Rugani
lo vedete lì a sinistra, posizione d'attaccante, praticamente va a mantenere il gioco il pallone in posizione offensiva, scarica per Chiesa che alza subito la testa e va a cercare i compagni. Poi cosa succede? Che Chiesa va all'indietro per Alexandro dopo un uno contro uno. Il brasiliano di prima, bravo Alexandro, andare di prima per velocizzare la manovra, serve Paredes, che possiamo vedere in posizione lì di mediano davanti alla difesa. Però io inizierei a contare i giocatori, perché ci sono Alexandro e Paredes, poi c'è Sule, poi c'è Chiesa, che sono i quattro più in qua, e poi dentro l'area ce ne sono 1, 2, 3, 4 e altri 5. Ok? Quindi 4 e 5 fa 9. 10 col portiere che in porta, ne manca uno solo che è Rugani, che è ancora a sinistra là per mantenere il pallone. Quindi tutti i giocatori della Juventus sono lì. E voi direte, grazie, è l'85esimo, 6-0-0. Sì, è vero, però è la prima vera volta che la Juventus cerca di fare un gol, cerca di portare quanti più uomini possibile nell'ultimo terzo di campo avversario. È un'occasione rara, non succede quasi mai, e quindi quando succede ne sono lieto. E abbiamo visto che banalmente quando succede siamo più pericolosi. E voi direte, ma va, abbiamo scoperto l'acqua calda. Però dato che lo facciamo poche volte, è sempre bene sottolineare quelle rare volte in cui accade. Paredes, palla illuminante per Chiesa. Se guardate il video, Chiesa sta tagliando anche qua, si vede, sta andando sul dischetto del rigore. Perché dice, mi dai la palla, taglio verso il centro per provare a fare gol. Che cosa succede? Che Paredes dà una palla geniale con i giri contati a Chiesa, ma sul secondo palo. Quindi Chiesa, mentre sta tagliando sul dischetto, si rende conto che la palla in realtà sta andando esterna e quindi fa una sorta di contromovimento ad allargarsi, ok? Intelligente, molto intelligente Chiesa, e si allarga sulla sinistra per controllarla. E qua ci sono 10 giocatori su 10 di movimento della Juventus, praticamente nell'area avversaria o subito a ridosso dell'area avversaria, perché anche Rugani sta tornando. Manca solo Szczęsny, compatti, stretti nell'area avversaria. Ogni tanto succede. E allora Chiesa, che si è allargato, che cosa fa? Stop con il petto, controllo perfetto di Chiesa con il petto. Subito dopo, mentre la palla cade, non rimbalza neanche, di collo, impattata, di collo pieno, ad aprire il gioco per Danilo sul secondo palo, che fa il gol. Mi è venuto anche un mezzo infarto perché pensavo potesse andare su. Che fa il gol, ma la cosa difficile l'ha fatta sì Paredes con quel pallone lì, ma ragazzi, ma Chiesa ha fatto movimento senza palla bellissimo, che era nato con un'idea differente per poi modificarsi in corso d'opera, perché ha capito che il compagno gliela stava dando in un altro modo, ha controllato in maniera magnifica, ha calciato di prima al volo in maniera magnifica con il collo, ed è tutta coordinazione, velocità, intelligenza, tecnica. È un gol simile a quello che Chiesa ha fatto ad Euro 2020 con l'Austria, dove la mette giù con il petto e poi calcia in porta. Sono cose che ha Chiesa queste qui, cioè sono caratteristiche che ha Chiesa, la velocità, quello che volete, ma la coordinazione anche nel gioco aereo, nel controllare quei palloni, lui ce le ha. E non è una roba proprio tipica di chi gioca sull'esterno, chi fa l'ala, invece Chiesa ce le ha. Un giocatore molto molto completo, Federico Chiesa, molto molto completo. E niente, questo è... è il nostro gol, questo è il nostro gol. E secondo me la Juve ha gestito bene l'Udinese, che non è mai stata davvero troppo pericolosa nel primo e nel secondo tempo. Infatti chiudiamo con un XG di 1.99, praticamente 2, con 14 tiri in totale. Partita non irresistibile, dove ci sono stati i presupposti per segnare prima dell'85esimo. Ma poi voi lo sapete, no? Io non amo particolarmente parlare di XG e basta. Secondo me è bene analizzare il grafico dei cumulativi XG, no? Quindi guardiamocelo, e credo che il grafico vada a confermare quello che ci siamo detti. Il problema è che tutte queste occasioni o quasi nascono dall'estero, dalla giocata singola di Di Maria, e non si sono concretizzate per via della poca freddezza sotto porta di Ken, di Rugani, di quello che volete. Però abbiamo sbagliato, e tanto. Però guardate lì, l'Udinese è il verdino, la Juve è l'azzurrino. A livello di occasioni da gol, secondo me non c'è stata partita. Con la Cremonese, oltre ad aver tirato meno qualitativamente, più da fuori, meno in area, loro hanno dato un gol e hanno preso due pali. Come abbiamo rischiato decisamente di più con la Cremonese, dove non meritava una vittoria. Qui l'Udinese che cosa ha fatto? Poco e niente, perché dietro sono stati attenti, e davanti è vero, nascono tutte, quasi tutte da Di Maria, quelle grosse praticamente tutte da Di Maria o da Chiesa. Però noi le abbiamo avute, cioè finché nel calcio non modifica la regola e dicono i gol su punizione non valgono, i gol su rigore non valgono, i gol su giocate di singoli non valgono, a me viene da dire che comunque la Juventus era meritata la vittoria.
non è stata una bella partita, questo indubbiamente, e ci arriviamo, e credo che passi tanto anche da questo, perché la Juve perché ha inanellato questa serie di vittorie, di partite in cui non va a prendere gol? Perché si è compattata ancora di più, ha creato questa sorta di corazza, è diventata una squadra veramente ostica, eh? È diventata una squadra ostica da affrontare, con addirittura McKennie nel ruolo di quinto falso di centrocampo. Parlavamo del centrocampo storto a 4, qua siamo storti anche a 5. Infatti, come potete vedere, McKennie e Danilo sono molto vicini, perché sennò cosa fai? Lasci McKennie da solo contro Udoge? Po' complicato, va a finire male, e infatti Danilo stava lì molto molto vicino. E poi abbiamo questo trequartista che l'altra volta era un po' Fagioli, un po' Miretti, stavolta Di Maria a raccordo. Infatti, se guardiamo, la Juve c'ha, sì, facciamo questi cinque difensori, quattro centrocampisti a rombo, perché siamo quasi un rombo a centrocampo, più una punta poverina che l'ha staccata, gli arrivano pochi palloni, gioca poco e Quando gli arriva devi fare gol, Moise. Però in area, quando gioca Di Maria, arrivano. Milik con la Cremonese aveva fatto molta più fatica, perché i palloni effettivamente non erano mai arrivati. E quindi, per concludere, secondo me una Juve molto confusionaria in fase di possesso, e credo che questo passi dalla brutta giornata dei centrocampisti, di cui poi parleremo nelle pagelle. Però siamo stretti, siamo precisi, siamo ordinati quando gli altri attaccano, concediamo veramente poche occasioni da gol, e quando le concediamo comunque c'è anche il portiere a superare. Ragazzi, in questo momento Szczęsny, secondo me, sta tenendo molto a galla la Juventus, in generale, non in questa partita, in generale, da quando abbiamo ricominciato a vincere. È una grande giornata per Di Maria, brutta, come dicevo, per il centrocampo, troppi errori, e per non parlare di Ken, che poi conto è l'errore, sbagli l'appoggio, recupera un palla a quegli altri, ma quando sbagli poi il tiro in porta, che sbagli il gol e non fai gol, gol sbagliato pesa, e non poco, soprattutto se sei una squadra che non ne ha tanti di gol ogni partita, perché qua stiamo dicendo sì, la vittoria è meritata, ma non stiamo dicendo la Juve poteva farne 6, perché la Juve al massimo ne poteva fare un paio, perché è ovvio che 3-4 occasioni ogni partita le sbagli, è fisiologico, magari c'è quella partita in cui ne fai una e fai gol, però è antistatistico. Quindi, secondo me, la vittoria è meritata, rimane non una gran partita, e questa cosa mi preoccupa per un motivo, che abbiamo affrontato Cremonese-Udinese, con tutto il rispetto possibile per Cremonese-Udinese, che comunque ci ha messo in difficoltà, abbiamo rischiato di non vincerle queste partite, e col Napoli questa partita non può essere sufficiente. Può anche perdere 10-0 oggi il Napoli, ma il discorso non cambia. Scontro diretto, casa loro, tutta una roba differente. Chiudo dicendo, qualcuno mi ha detto, ma perché non è esultato di più al gol di Chiesa? Uno perché pensavo di Danilo, uno perché pensavo fosse fuori gioco. E quindi ho detto, non voglio minimamente rischiare di impazzire. E due, ieri non la sentivo bene, perché è vero che l'Udinese è stata poco pericolosa, proprio concretamente con azioni da gol. Però mi dava l'impressione di essere più in gamba, ancora con più gamba di noi. E quindi avevo paura, molta paura, che un gol di vantaggio non fosse sufficiente. Perché è vero che non erano mai stati pericolosi, però loro andavano di più. Arrivavano primi sul pallone, primi sulle seconde palle, ci credevano di più. Si vedeva che ci credeva anche Sottil, che voleva portare a casa il risultato, almeno un punto se lo voleva portare a casa. Quindi avevo paura che la partita non fosse finita lì. Con la Cremonese ero sicuro che fosse finita lì, perché quel gol al 90esimo li ammazzi, poi non la giochi più gli ultimi minuti di recupero. Lì c'erano 5 minuti più il recupero, era ancora molto lunga. Pensavo fosse fuori gioco e non credevo fosse finita, e infatti alla fine della partita esulto in una maniera incredibile, proprio perché c'era un'ansia. Anche nel video post partita qualcuno mi ha detto, ma sei ubriaco, hai fumato? No ragazzi, c'era quella tensione che non si pensava di vincere questa partita. E pensavo, l'abbiamo vinta la scorsa volta immeritatamente, questa volta che la meritiamo, vedrai che. E invece no, è andata bene. Però è questo il discorso: per quanto sia una partita meritata, per quanto la Juve sia in striscia positiva, 7 vittorie di fila senza prendere gol, tutto questo temo che non sia sufficiente col Napoli, ma di questo poi parleremo successivamente. Dai, adesso ragioniamo su questa vittoria. Mi piace, commento, e ci vediamo oggi pomeriggio per le pagelle. Ciao.